Sulla rivista della Esistenza, Franco Antonicelli pubblicò nel gennaio del 1965 un articolo che spiega le intenzioni dello spettacolo. Quando scrivevo questa grande d'aprile, avevo alcuni intenti. Pensavo anzitutto che fosse necessario ricordare ancora la tragedia del popolo italiano. Naturalmente ricordavo a 20 anni di distanza, senza odio e col pudore nei riguardi dei miti, della retorica dell'orrore, della retorica del fallimento e della delusione. Perché ricordare? Perché da quei ricordi, ammesso che la conoscenza storica degli avvenimenti sia ugualmente diffusa, che non è affatto, anzi lamentiamo che non sia, scaturisca tutta la possibile lezione che insieme morale e politica. Bene, questo personaggio è vivo ancora oggi, è l'uomo delle schede bianche, dell'aldisopra della politica che conosciamo benissimo, e l'oscuro corresponsabile del fascismo che passa vittorioso. I frondisti, verbosi, velleitari sono la gelatina che conosciamo, non molto più rispettabili dei vili e degli indifferenti. Ho scelto di parlare della fede nell'azione comune, nella grande lotta unitaria contro quel nemico che si arriva a riconoscere identico per tutti. Fino a quando l'antifascismo non ha accettato la partecipazione della classe operaia alle battaglie decisive, ha perduto e perderà. Il timore che l'esercito dei lavoratori si muova e proceda senza più fermarsi è alla base di tutte le inerzie, i compromessi e i pericoli di soluzioni rovinose di ieri e di oggi. Dico anche che la grandezza della patria non sia, non debba essere più una grandezza militare, e nemmeno l'onore della bandiera sia semplicemente un onore militare. Che ciò che divide gli uomini non siano le diversità nazionali o razziali, ma quelle ideologiche e morali, è detto ovunque. E anche che la patria è ciò che non è diviso e non divide. Credo di aver battuto e ribattuto sulle indegnità e sulle insidie, sempre latenti dell'antisemitismo e di ogni razzismo. Non mi pare che si tratti di pericoli sventati, timori fantastici. Dico anche che la verità va cercata da sé e non attesa, come non si attende la salvezza da nessuno, e che il soldato non è un burattino, né il cittadino né l'uomo vanno mai dimenticati in lui, e che dopo la liberazione ci sarebbe stato bisogno di un'altra lotta, e non sembra legittima la pretesa degli intellettuali di leggersi in pace estero, lontani dagli impegni degli altri popoli. Una sola guerra ancora possibile concepire, tollerare la guerra civile. Parola brutta, fatto brutto, di cui vogliamo la scomparsa per opera nostra. Ma è la sola contesa di cui possiamo darci una dolorosa ragione. La guerra contro ogni forma di oppressione. Quale democratico non pensa che le vere rivoluzioni non sono una vendetta, e non sono, se non scongiuratamente, un puro scatenarsi tempestoso, ma il frutto di un lavoro ordinato e profondo. Parlo nel mio testo di un lavoro leale, parlo del dovere dello studio. Eppure ammetto che anche la tempesta possa essere necessaria e feconda, e questa è la più sincera delle mie convinzioni, e sentivo il bisogno di parteciparla. Guardavo di sottecchi l'espressione di mio padre, che però oggi non riesco a ricordare. Pensare
grandi, piccoli o non ancora in questo mondo, è importantissimo per il nostro paese e non solo, soprattutto nell'attuale clima politico e sociale. Riflettere sugli anni della CINCE nella prima parte di questa grande deve far parte della formazione dei giovani di ogni generazione. Per questo, questa grande d'aprile è stata scritta. Sono convinta che possa ancora rappresentare uno stimolo, meno formale ma incisivo, per capire la storia e i suoi insegnamenti. So che anche Sassari conserva una memoria della prima messa in scena, per averla ascoltata 50 anni fa, in occasione delle manifestazioni per la liberazione organizzate da Antonio Piller e dal gruppo di Nusa, alle quali partecipò anche mio padre, che amava ricordare l'attenzione e l'entusiasmo con il quale fu accolto. Una memoria che qualche anno fa è stata rinnovata dall'allestimento cura di Sante Maurizio e degli amici dell'Istituto Sacro della Storia della Resistenza, ai quali sono grata anche per aver contribuito al convegno per il centenario della nascita di Franco Torricelli all'Università di Padova. Grazie al sindaco di Sassari, alla presidente della provincia, ai ragazzi, agli insegnanti e a Massimo Secchi, preside del liceo Azzurro, all'Ampi e all'Aci, per aver scelto questa grande d'aprile per onorare e ricordare la fine del fascismo e della guerra nel nostro paese. Patrizia Antonici. Di vivere, e questo mi è utile.
e che mi permette di ritrovare lo spirito nel cuore, ma anche di intuire gli ultimi, che dopo così tanti anni sono ormai completi meglio. Oh, è una storia esemplare, come sapranno anche quelli che allora non c'erano. Mai forse tante terre si alternarono a tanto furore, mai il tramonto sembrò confondere così le sue luci con quelle dell'alba, mai una tragedia poté dirsi così perfetta, da iniziare con un delitto e concludersi con un'espiazione, no, non per un solo uomo, per una famiglia o per una città, ma per un popolo intero. Così, quando io sento fare riferimento a questi fatti, non posso fare a meno di pensare che si parli anche di noi e che solo noi possiamo comprenderne le minime allusioni. Per questo, cominceremo dal giorno in cui si compie un delitto e il mandante poté dire senza paura, ricada pure su di me. Voi dichiarate ogni giorno di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge. Fatelo, se siete ancora in tempo. Non continuate più oltre a tenere la nazione divisa in padroni e sudditi, poiché questo sistema certamente genera la licenza e la rivolta. Se invece la libertà è data, ci possono essere errori, eccessi momentanei, ma il popolo italiano, come ogni altro, ha dimostrato di sapersi correggere da se medesimo. Voi volete ricacciarci indietro? Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto, e crediamo di rivendicarne la dignità, chiedendo il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza. E adesso, amici, potete imparare il mio discorso fumito. Forse ascoltarmi state, tanto il delitto di quei galeotti che con gran rabbia vollero trucidare il deputato Giacomo Matteotti. Erano tanti Viola Rossi e Dumin, il capo della banda Benito Mussolini. Dopo che Matteotti aveva trovato, mentre che stava andando al Parlamento, venne su di una macchina caricato da quegli ignobili della banda nera, in mezzo a un bosco fu trasportato là, e quei vili aguzzini gli dissero con furore: perché tu il fascismo hai sempre odiato, ora dovrai morir qui sull'istante. E dopo averlo torto, bastonato, di pugnalate gliene dieder tante, così per mano di quei vili aguzzini moriva Matteotti, capo vera. Capirai, Shakespeare non sarà molto, ma qualcosa è. Non sapete quante volte mi ricordo, mi torturo anche di non poter far nulla. Ma se tu facessi qualcosa, questo paese non sarebbe così imbecille. La gente in quegli
scusami, ragioni più per gettarle addosso una piccola luce fastidiosa che la mette in agitazione. Oh, il malcontento c'è. C'è bisogno di allargarlo, di organizzarlo, di farci tutti un esame di coscienza. Una piccola serpe si nasconde bene nelle barbe, giusto? Ma una volta che ho mosso, non c'è antilopo che tenga tanta serpenza. Beh, ma allora, mettiamo su questo Riccardo Tenzi, vedete se non avrà il suo effetto. Guardate, chi non riconoscerà Riccardo Mussolini dopo l'attentato di Matteo? Vi fu mai donna corteggiata in questo stato d'animo? E vi fu mai donna sedotta in questo stato d'animo? È evidente che le piani di tanti. La farò mia, ma non la terrò lui. Anche questa volta, non vi pare, sarà troppo gente. Mio signore! Non siete in camicia nera quest'oggi. Neanche lei, nobile duca. Guardate, stasera piove. Invece di andare al cinema, potreste iniziare a provare la commedia. Stasera piove. Ma io vi dico, in modo inequivocabile, che domani farà bello. Bravo! E tu non reciti? No, io non so recitare. Non sai recitare? Camicia nera della rivoluzione! Io vi dico che sono matematicamente sicuro, ho detto matematicamente sicuro, che tutti gli italiani sanno recitare. E se si tirasse fuori quel nostro scherzo? Ma questa è un'idea fantastica. Silvia, vieni qua. Ma non ha ragione di credere di fare un orario. Pietro Taranto. Il governo italiano
riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze alleate deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. È finita! La guerra è finita! Ti torno a casa! Ma cosa dite? Chi l'ha detto? Parola, non hai sentito? Ma ha detto forse non ci separata. Separata o no? Ma ha detto armistizio! Oh, l'armistizio non è la pace, è molto grave. E poi cos'altro ha detto? Per noi nulla, mi pare che basti. Ma ci sarà un ordine, mi spesso poi che sarà prestabilito. I tedeschi che cosa faranno? Chiunque di voi potrà essere Garibaldi, una guerra in cui c'è più bisogno di soldati. Ma l'esercito? Tutto il popolo sarà un esercito. Sarà una guerra lunga, crudele, senza parte. Non c'è niente da conquistare, né terre né bandiere. C'è solo da distruggere. Distruggere come bestie a spezzo. Voi siete contadini, no? Sradicare la vigna, fare lo scasso e voltare il terreno, montare vigne nuove. Distruggere l'odio, il fanatismo e la violenza. Non volete questo anche voi? Io voglio solo la pace. Voglio tornare a casa. Ma avrai la tua pace, soldato, se non fare la tua guerra. Vi dico affrettatevi, la strada è là. Ma i tedeschi? Mi fate prendere. Sono le porte di tutte le città, tra poche ore comincerà lo sterminio. Ma che fai dicendo? C'è la pace! Nazisti, non c'è pace! Non c'è tanto, Leandro. State là. Ma sarà una guerra lunga. Mosca e salva. Stalingrado è libera. Se si combatte sarà la vittoria. Ma sarà lunga? Non finirà tutto questo. Non finirà nemmeno quando avrete gettato le armi. Nemmeno quando sarà proclamata la vittoria. Bella roba. E allora? Fate la vostra parte. Ehi, predicatore, ma tu chi sei? Chiamavano professor Cora. È un accento curioso. Sarebbe essere uno straniero. Infatti, se non c'è cosa lo va. Mio nome è Fuci. Io voglio Fuci. E allora di che ti vai impicciando tu? La nostra è un'altra storia. Ci penserai il re, un badoglio o qualche duno. Anche quella signora che è passata poco fa ha detto che ci deve essere un ordine. Non ci pensa né re, né Badoglio, né qualche uno. Tra poche ore a Roma non ci sarà né corte né governo, non c'è ordine. Bisogna che qualcuno di voi ci pensi. In tutto il mondo ormai è la stessa cosa. Te fa morire con le tue storie. La cosa è fatta, le mie storie cambiano. Ma che vai dicendo? Stamani è 8 settembre 1943. Qualcuno è stato decapitato a Berlino. Un uomo non diventa, anche se è scocciato da sé. E morto. E noi dovremo ascoltare un morto. Un fantasma! Uomo, vi amavo, gli altri. Oh,
Chiamate l'imputato. I testimoni si alzano. Siete voi quelli del paese bruciato? Sì. Ed è questo l'ufficiale che ha dato l'ordine? Sì, è lui. È lui che mi dava di volerci uccidere tutti. Ricordi quello che diceva? Non posso saperlo, non so il tedesco. Però urlava come un tedesco. Faceva spavento. Si vedeva che ci fanno uccidere questo e quello. Col fucile, con la baionetta, con la pistola. Lui stesso con la pistola. Con la mitragliatrice. Morivano tutti, cadevano tutti falciati. Lui finiva caduti con le porte. Lo riconosci anche tu? Sì. E voi? Sì, sì. Vi è stato detto qualcosa? Un capo d'accusa? Un motivo qualsiasi? No, nulla. Avanzarono sperando là. Venivano da tutti i paesi. Dove avevano fatto lo stesso. Noi ne avevamo sentito qualcosa, ma non credevamo. Non le dicevamo nemmeno queste cose, per non mettere paura. Quando arrivarono c'era molta neve. Non vedevamo bene, non sapevamo dove scappare. Non c'era pietà per nessuno. Ma non so cosa erano. Due mesi prima eravamo stati liberati dai partigiani. Poi i partigiani sono stati su per piatto, hanno dovuto andarsi. Sono rimasti due fascisti, un tedesco. Poi se ne sono andati anche loro. Per due mesi invece sembrava di diritto. Anche l'aria era libera. Sembrava impossibile pensare che poco prima ci fosse la guerra. Il mio bambino era tornato a scuola e mio padre era in campo. Ci rivedevamo tutto nel villaggio. Stavamo andando al comune, sa, per fare le lezioni. Poi... Io me la sono trovata, perché era come morta su quel cadavere della terra. Poverino, era un buon uomo. Ne avevo niente addosso da portarmi via, perché portavano via quel poco che avevamo. Ma perché la guerra riduce così gli uomini? E non ragionano più, sembrano lupi in un bosco. Non tutti. La guerra rende crudeli solo chi è già crudele. Tenente, ho l'ordine di interrogarvi e giudicarvi. Voi conoscete l'italiano, vero? O volete un interprete? Nessun interprete, capisco. Voi sapevate che questa gente, quella di tutto il villaggio, degli altri paesi che abbiamo le lettere, morti, feriti, case bruciate, ruine. Voi sapevate che erano innocenti? Non tanti innocenti, aiutavano i partigiani. Volevate prendere anche il loro cuore. Non erano armati, non vi sparavano contro, non erano soldati. Anche i bambini vi facevano paura. Anche un pensiero che nemico un soldato pericoloso. Ho messo in ferie un nostro soldato perché aveva con sé un test di traditore. Quale test? E perché ha detto una canzone di traditore? Perché dimostra una stupida paura e una vergognosa stanchezza. Si combatte dove il Führer comanda. La patria è dovunque arriva in ordine nel nostro Führer. Voi non colpite i traditori. Il Duce non ha giustiziato chi l'aveva tradito. Parliamo un linguaggio diverso, tenente. Io posso anche ammirare la vostra inflessibilità. Sono un soldato. Arrivo a capire, ma il fanatismo non è una virtù, non è nemmeno coraggio, è uscire da se stessi. Questa guerra non ha legge. Per questo vi combattiamo. È vero che in Germania si torturano, si annientano, si uccidono centinaia e centinaia di persone, razziate in tutti i paesi. Ma non capite che non si può fondare niente sulla mancanza di ragione. È vero dunque quello che si dice. Non mi riguarda. Ma è la verità. La verità è meglio. Scusate. Tenente, poiché vi devo accusare di 184 persone, fatte morire per ordine vostro e con la vostra stessa partecipazione all'eccidio. E voi non avrete e non vi degnate di trovare una sola giustificazione. In nome del popolo italiano vi dichiaro colpevole e vi condanno alla pena di morte mediante fucilazione. Tenente, voi siete abituati a mettere sul piatto della bilancia 10 vittime nostre per ogni vostro soldato abbattuto. Beh... io ne metto una sola, voi, per i 184 che ne avete fatte voi. Il conto torna. Il conto torna. Avete qualcosa da dire? Ve lo concedo. Anzi, ve lo chiedo io. Ah, Hitler! Tenente, io ho provato a capire. Forse avrei dovuto guardare più a fondo la vostra coscienza, ma non ne ho i poli. Avrei dovuto conoscere la vostra vita. Ma voi qui non siete altro che una vita. E questa io devo giudicare. Abbiamo una domanda sulle labbra e vorrei farla, anzi gridare. Da dove venite voi tutti? Da quale priorità? E chi è questo vostro capo che non ordina altro che il sangue? Ma voglio che sappiate
che noi non odiamo il popolo tedesco, nemmeno il soldato tedesco, ma il nazista, perché speriamo che non siano la medesima cosa. Sono sicuro che anche nel vostro popolo sortirà qualcuno un domani che si rifiuterà di adorare il sangue e si vergognerà per lui. Ma tenente, non dite soltanto il vostro pazzo Heil Hitler, dite non so quale Germania, ma viva la Germania! Heil Hitler! Guardalo via. Siete colpiti però, troppo preso. Questo è il mio giudizio. Egli non è un soldato. Guardare la vita, con gli occhi del fanciullo o con quelli dell'uomo?
Gli occhi del fanciullo, certo, vedono meglio tutto intorno, ma gli occhi dell'uomo vedono meglio dentro. Oh, ma io sono già un adolescente, quasi una donna, anzi, ho già passato i 14 anni. Ad ogni modo non ce la farete, sono sicura. Siete ancora robuste, io invece no. Forse sono malata. Oh, andrete via e dimenticherete tutto, perché un pezzettino di cielo, nonostante questo tutto, rimarrà nel cuore degli uomini. Una cosa però non dovete dimenticare. Sì, certo, sì. Cosa? Quando tornerete, promettetemi di andare ad Amsterdam. Oh, vedeste com'è bella Amsterdam. E poi l'Olanda. Ah, l'Olanda. L'Olanda era mia seconda parte. E ci ho trattati bene. Quando volevano portar via tutti gli ebrei, sapete cosa hanno fatto? Hanno fatto un grande sciopero di protesta ai propri olandesi. E voi hanno scioperato. No, ma quelli che hanno tutto ci hanno dato una mano. Là, a Trastevere. Hanno sofferto anche loro. Dunque, sentite, dovete andare alla mia casa. È sul canale Kinsey, vicino alla Western, la torre dell'orologio. Sentirete come suona ogni quarto d'ora. Come vorrei risentirlo. Ah, a me piaceva. Alla mamma invece dava fastidio. Vedrete un grande castagno alto fin sopra la casa. E chissà quanti gabbiali bianchi volare là in alto nel cielo. Salite su, non ci deve essere più nessuno. Come faccio a spiegarvi? Insomma, chiedete, arrangiatevi. Vedrete che al primo piano c'è una scaletta di legno che porta al secondo. C'è una porta a destra. Anzi no, entrate in quella di sinistra, è tinta di grigio. Non ve l'aspettereste che ci sia un alloggio. È segreto. Chissà in che stato sono le stanze. Ma guardate, vi prego, cercate. Forse per terra, tra tante tante carte e chissà quanta roba calpestata. La battaglia è la fine. I giovani veterani si sono fatti onore. Rimangono i colpi disperati e le pallottoline. Ma le bandiere della Giorgia, gli grido dei giornali, sembrano travolgenti. Qualcuno dovrebbe partigiano questa luce. O forse è un buon bracciale che fa delle un patriota. Sotto però c'era la NATO che lo assicurava il credito della comunità tedesca. C'è gente qui in mezzo che si può credere, ma altra viene fuori e lo è ancora. C'è bene altro in casa, altra che tenta il confine. Qualcun altro si è imbarcato su un camion tedesco. Ah, ma gli va male. Siamo alla fine di aprile, il carnevale è passato e le maschere sono proibite. Una maschera, quando non è più carnevale, ispira solo tristezza e non so quale presagio pietoso. Ma che cosa dirà? Mussolini e il Papa restando dalle guardie confinali italiane all'estero sul lago di Como mentre tentavano di parare in Svizzera. L'ex Cuce viaggiava in automobile da solo frammischiato a una colonna tedesca di circa 38 metri. Indossò una divisa della milizia e portava un cappotto tedesco per essere confuso con le truppe germaniche. È stato riconosciuto, l'ex Cuce è stato fermato al tonfo. Nella colonna si trovavano anche altre autorità del regime, delle quali è in corso il riconoscimento. Le state avevano con sé molto denaro, oro e sterline. Oro, sterline e sangue. Ciò che è cominciato con il sangue è finito nel sangue. La fine nel ludibrio, nella rissa, nella violenza, nella fuga, nella pazzia e nel sangue. A un giorno di distanza l'uno dall'altro, la morte, correndo con in mano la sentenza scritta della giustizia dei popoli, ha badato che fosse eseguita. E ora che Mussolini è stato appeso come una bestia da macello, laddove egli usava mettere in mostra la sua selvaggina, mentre Hitler è arso con odore di demonio nel suo stesso inferno, e solo la devozione di due donne è rimasta immutata fino all'ultimo momento. Ora possiamo dire, la scena dell'Apocalisse è finita e l'espiazione è completa. Completa davvero? Il fungo velenoso di Hiroshima fa parte di quell'Apocalisse o l'inizio di un anno? Ecco che cosa sta sulle nostre spalle, amici. Per ora siamo al canto in exitu Israel d'Egitto. I superstiti ritornano dai campi della battaglia e fra le case distrutte ritrovano la loro patria. Scusa, ma che cos'è una patria? La patria è tutto ciò che non è diviso e non ci divide. Così, cari amici, compagni, cittadini, quello che dovevo dirvi io ve l'ho detto.
Posso congedarmi da voi, ma voi continuate pure con i vostri discorsi. Aspetta! Abbiamo sofferto tutto questo che ci hai evocato. Avevo 20 anni quando è scoppiata l'elezione fascista. Il corpo era infetto e i polmoni sono scoppiati. Avevo 20 anni, null'altro che 20 anni, e ho raddoppiato la posta per avere la libertà. Forse la mia colpa è stata proprio quella di averla soltanto ricevuta. Però ora mi sento come smarrita. Cos'è cambiato? È cambiato che abbiamo la testa sulle spalle, gli occhi per vedere, la lingua per parlare. È cambiato che abbiamo di nuovo tutto ciò che avevamo perduto. Certo, dobbiamo essere più acuti di un tempo, perché dietro tanta apparente saggezza, quanta vera ipocrisia si può nascondere. Il riappiattito e poi gonfio può ripresentarsi nemico. I più infami non sono i violenti, ma quelli che aspettano di farsi pagare il sangue che non hanno versato. Bene. La rivoluzione è fallita, siamo stati troppo generosi. Tu come lo spieghi? Lo spiego così, non è stata fatta. E la rivoluzione non è una vendetta. E non è nemmeno una tempesta, ma il lavoro leale che il contadino fa nel suo campo, passo dietro passo. Scusami, ma tu credi davvero che chi deve sopportare con tanto dolore e tanta pazienza possa accontentare di sentire un libro di tutti? Insomma, la rivoluzione è un contadino leale. Questo io non posso saperlo. Io non giudico della pazienza, ma della realtà. E realtà significa il lavoro giusto, perciò che deve nascere giusto. Ma anche la tempesta un giorno potrebbe essere una cosa leale. E ora, quanta strada hai fatto tu in questi anni? C'è qualcuno di voi che possa alzarsi e dirmi: io sono veramente libero? Ecco, è questa la risposta che aspetta la nostra amica. Certo, quel tempo che si combatteva è stato bello nonostante tutto. Ma... no, non carezziamo troppo quel tempo di tragedia, o rischiamo di cavarne solo un idillio, un'elegia. Continua. Ma che cosa è servito tutto qua? Il prima, il dopo? Davvero a nulla se ancora me lo chiedi. Ma non crediate che tutto sia così semplice. A volte mi rendo conto che questa spina è anche nel mio cuore. E allora penso a tutti coloro che hanno saputo più di noi. Tutta la purezza del mondo sta nel calice della loro morte. Quindi dobbiamo pensare a quelli che sono morti. Non c'è ancora tanta terra sui loro corpi. Non sono cresciute tante erbe sulle loro tombe che non si possa sentire la loro voce. Mamma, in questi ultimi tempi ho cercato di capire a che cosa appartenevo. Mi sembrava che nessuno sapesse più a che cosa apparteniamo. E dicevo di volta in volta a me stesso, a te, mamma mia cara, alla famiglia, al tempo che sono nato e a quello dove sono vissuto, agli amici, alla nave, ai miei studi. Il cerchio si ingrandiva man mano e alla fine ho capito che è la circonferenza del mondo. Appartengo al mondo intero e questo lo so con sicurezza. Il mondo mi ha chiesto di fare qualcosa per lui. Ecco cosa ho fatto. Se diverto, potevo essere. Noi. E adesso divento qualcuno. Non è cristiano. Devi sapere, mamma, che vuole chiedere un giorno. Naturalmente, non è così, bambina, che tutti i miei amati, sono sicurissima che non è così. Io crescerò, diventerò maturo, vivremo voi con quello occupato e voi continuerete a vivere, perché sapete che io mi trovo davanti a voi e non dietro di voi. È davvero così. Ecco le ragioni, tutte le ragioni che ci devono persuadere di guardare al mondo. E ora coraggio, amici, perché l'inverno è stato troppo lungo, ma la festa grande di aprile è comunque arrivata. È già da qualche tempo che i nostri fascisti si fa vedere poco e sempre più tristi. Hanno capito forse, se non sono proprio tonti, che sta per arrivare la resa dei conti. Forza che giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti, a
camicia nera che noi abbiamo lavata, non sei di marca buona, ti sei ritirata, sì, sta la moda cambia quasi ogni mese, ora per il fascista sa dice il borghese. Il braccio destro al saluto romano, ma se per caso incontra noi altri partigiani, per salutare alza entrambe le mani. Forza che giunta l'ora di furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia, scendiamo giù dai monti a colpi di fucile. Maturano le nespole persino sui peschi, l'amato Duce Führer ci davano per morti, ma noi partigiani siamo sempre sardi. Forza che giunta l'ora di furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia, scendiamo giù dai monti a colpi di fucile. Già da qualche tempo che i nostri fascisti si fanno vedere spesso e non certo tristi, forse non hanno capito e sono proprio tonti.